Benvenuti in un video che non è assolutamente la terza volta che registriamo per via di motivi tecnici. Yay! Oggi con Alice, che è la mia fidanzatrice, andremo a creare un PC-ce. Ok, comunque oggi faremo il suo PC perché deve giocare a The Sims 4 ed ha questa vitale necessità nell'esistenza di giocare a The Sims 4 e anche streamarlo. Quindi in realtà faremo un PC, vista la necessità, insomma, su giochi abbastanza leggeri, di fascia medio-bassa, però comunque molto funzionale, molto potente, molto longevo, ma soprattutto ATX! Se sei felice? Tu lo sai, batti le mani. Ok, ATX vuol dire che il PC è molto piccolo. Certo. Se sei felice di avere un PC molto piccolo, ma soprattutto rosa. Rosa. Infatti oggi lavoreremo con questo, che è l'NR200P base, non è la versione max, però in edizione limitata Sakura, che come potete vedere include questi elementi floreali sulla parte laterale e frontale, quindi molto carino da vedere. È un piccolo mini TX, dicono sia molto semplice da assemblare, in realtà lo so già perché l'ho dovuto smontare. No, questo è un altro discorso. E niente, adesso vi faccio vedere il resto dei componenti. Come componenti oggi potete vedere che ho già assemblato un bel po' di pezzi, più che altro perché la prima volta il processore è letteralmente morto e quindi ho dovuto rifare tutto, ho fatto tutti quanti i test e quindi alla fine ho lasciato tutto montato perché era più facile. Come parte centrale abbiamo questo dissipatore assolutamente consono per le dimensioni di questa scheda madre, mi sembra razionale, e una scheda video, anch'essa una... che come si chiama questa, scusa? Aspetta, vai, te l'ho detto ieri. No, ah sì, dai, facciamo vedere niente. Sì, lo sa a memoria, non c'è scritto dietro. RX 6608G. 8G, ok. Sì, 8G sta per gigabello, qualcosa del gigabello, genere. Gigabello è perfetto. Quindi questa era 6600 base, non XT, da 8 giga, che tecnicamente va più che bene per quello che deve fare lei. Comunque gaming schifo, in 1080p è schifo di base. Okay. Qua abbiamo come dissipatore, ho preso una K400 che letteralmente nell'NR200P ci sta al millimetro. Infatti lei vorrebbe mettere il vetro, ma lo tocca e c'è il rischio c'è il rischio che esploda. Non è che lo so, non fiori. È che lo scelgo io. Vetro e fiori. Vetro e fiori, va bene. Dopo gli facciamo vedere anche il vetro. Però questo coso tocca letteralmente il vetro e quindi c'è il rischio che il vetro esploda con un po' di calore, anche se in realtà sta build non consuma praticamente niente, siamo sotto i 210 watt complessivi tutto in carico. Ai quadretti. Ai quadretti, che è molto importante, molto esteticamente molto bello, anche sensorialmente molto bello. Devo dire Deepcool anche nella fascia bassa si sta impegnando particolarmente tanto. Facciamoglielo vedere anche da sopra. Guardate che belli i quadretti. Che meraviglia, anche qui molto bello, sono molto felice di ciò. E invece per quanto riguarda il resto abbiamo un 12400, quindi 5 di fascia media, 32 di giga di RAM perché ho solo questi DDR5. E poi abbiamo una B660i di ROG, vi sto facendo vedere qualche immagine perché sennò è difficile mostrarvela, è sommersa da sto dissipatore. Che è una bella scheda madre, onestamente. Purtroppo la fascia media si sta alzando un po' di prezzo negli anni, ma le ATX tanto più o meno sono rimaste sempre nella stessa fascia di prezzo. La tua scheda madre costa tipo quanto tutto il resto che c'è sopra messo insieme. Fico. Molto bene. Ok, adesso possiamo andare a montare le cose all'interno del case. Tieni, un regalo. Un tappetino. Oh, tappetone. E poi ti tieni anche delle cuffie. Gratis, è rosa. Belle. Molto belle rosa. Queste. Molto belle. Ok, tutto va bene, posso andare, ho fatto il mio oggi. No, devi rimanere ad assemblare il resto. Questo è il nostro case, no? Questi sono due cacciaviti, ma ti do anche quelli elettrici. Quello elettrico! Vai, con quello elettrico. Lì ti ho messo tutte le viti. Quello è quello elettrico gigante. Questo case è tecnicamente toolless, quindi vuol dire che... Senza denti. No, quello è toothless. Tecnicamente questo case è toolless, quindi vuol dire che non ci sono bisogno... Non ci sono bisogno! Vuoi fare... Ah no, lei ce le elettrici, sono più forti. Ma vedete donne con i vostri giocattoli elettrici. Comunque, ad ogni modo, questo case è tecnicamente toolless, quindi si può smontare senza l'utilizzo dei cacciaviti. Non vi dico che si assembli tutto senza i cacciaviti, ma alcune chicche importanti. Ok, monta il resto, vai. Va bene, allora. Devi letteralmente tirare le cose. Non devo togliere questo prima? Sì, ti conviene da qua, c'è il cosino. Occhio con l'unghia. Parto con le dita. Lei ha le unghie lunghe, vai, toglielo. Le lunghe lunghe. Ha le lunghe. Oh. Ok, occhio davanti, tira. Sì, anche la parte davanti, spingila, letteralmente. Ed un po' dall'altro. Ok. Però devo dire, fino ad adesso, questo case non delude, è veramente... Lo smonti a manate, cosa che nei case moderni mi piace da morire. Ora dobbiamo rimuovere questo e qui dobbiamo inserirci l'alimentatore. Lo
Dov'è l'alimentatore? Avrai questo onore. Mm. Allora, tecnicamente va così. Devi metterlo qui. Per... Ma di qua? Di là? Sì, no, vabbè, ovviamente passando dal fronte. No, ok. Ok. Lo devi mettere... Devi, sono per reggere i cavi dopo. Allora, tecnicamente, sì, tu devi, vedi, devi far coincidere questi qui con i buchini frontali. Pesa molto. Pesa molto. È un SFX, perché questo case non permette di montare degli ATX. E ora? Dobbiamo bloccarlo con le viti. Con il cinto di sicurezza. È diventata già una professionista dell'assemblaggio. Beh, dopo, alla quinta volta che facciamo questo computer. Non è vero. È al massimo la terza. Siccome questo case è strutturato particolarmente bene, la parte successiva è semplicemente far passare i cavi sotto, così, ho visto, in realtà l'ho già fatto, ero arrivato a questa fase, giuro che non abbiamo fatto altro, giuro che non l'ho smontato per intero. Dopo si ancora grazie alla sua piccola parte qui, e poi se prendi due viti lo blocchiamo da sto lato. Yay! Fatto! Prima di continuare qui, una cosa consigliata è... attaccare assolutamente la prolunga dell'alimentatore, perché se no dopo dovete farlo con tipo mezzo millimetro di spazio, visto che qui sopra ci andranno delle ventole. Ok, adesso dobbiamo montarci dentro la scheda madre. No, quella è la scheda video. Allora, dobbiamo inserire la scheda madre all'interno del case. Per farlo bisogna prendere e allineare, vedi, questi quattro... Meglio non fare quello che sto facendo, cioè tenerlo mai dal dissipatore. Vedi, questi quattro buchi argentati. Bisogna allinearli e metterci una vitina per bloccarli sugli stand-off del case. Ok. In questo caso, se vuoi posare anche quello grosso, ma vabbè, non cambia niente. Quello grosso! Prendi quello grosso! Cioè, non... Aio! Non che questo sia piccolo, secondo me è decisamente nella media. Cioè, io lo vedo molto simpatico comunque. Vorrei una petizione perché tu smetta di usare questa battuta. Magari è a vita dritta, amore. Allora, intanto mi lasci fare il mio lavoro? Ascolta, non sono è il tuo... per questo. Sì, oddio, ti sto regalando una scheda video e una scheda madre. Cioè, non vorrei dire. Il resto se l'è pagato, è una donna indipendente. Top, fatto. Al decimo tentativo. Al decimo tentativo. Allora, questo lo mettiamo qui, lo metto io per comodità. Perché ne mangi ciccione. Aia! Adesso ti faccio mettere allora tutti i cavi difficili. No, sì? Già quello viola è improponibile. Allora. Dal lato giusto questa volta, per favore. Sì, questo qui è il lato giusto, devi metterlo dentro sì, così. Io lo so che quello è il lato fatto. Brava, un lavoro molto solido. Complimenti, signorina. Lei è davvero brava. Sa utilizzare solide, i suoi... Ma solide in realtà. In questo caso non molto solide. Allora, dobbiamo far fare un giro dell'improponibile a questo cavo per non farlo collidere con la scheda video. Quindi, che poi in realtà questo cavo non serve a molto, cioè nessuno usa le cuffie attaccate sul frontale. Come no? Dove le attacchi? Nella scheda madre di solito. Le persone normali lì. Ah, ok. E tu dove le attacchi di solito? Al frontale. Oh no, ma tu non hai un PC fisso? Ah, sì, ce l'hai. Fatto questo, dobbiamo montare la scheda video. La Asus Dual 6600... G. 8G. 8G, 8G, 8G. Vai, monta la GG. Allora, ricordati che i denti devono entrare nella parte... Sì, ormai lo so, grazie. Non mi serve più il tuo aiuto. È una donna indipendente ormai. Ma è il lato giusto, sì. Ok, adesso dobbiamo riuscire a penetrare all'interno della presa. Per favore, signora presa, non faccia resistenza. Dobbiamo prendere, alimentarlo e vedere che tutto funzioni. Funziona! Ok, ora dobbiamo prendere e rimontare tutto. Quella allora, silica. Questa qua, mi raccomando, mettetela in bocca. È super consigliato, c'è scritto ovunque, fa un sacco bene alla salute. Allora, sono molto semplici in realtà, devi soltanto premerle dentro i cosini, che sembrano delle orecchiette di gatto. Oggettivamente, ditemi nei commenti se non sembrano delle orecchiette di gatto. Adesso le metteremo momentaneamente in estrazione, ma poi prima di darglielo faccio due test e cerco di capire se non si riesce a metterne una in estrazione e una in missione. Oppure se entrambi in missione invece non aiutano in qualche modo. Fatto! Bravissima. La griglia serve a proteggere da tutti quanti i cavi che purtroppo devono passare lì per forza all'interno di questo case. Adesso rimontiamo tutto il nostro case dopo averle connesse. E poi spingi. Dai, va bene, ti faccio fare qualcosa. Grazie, perché c'è la nostra...
sul tuo canale siamo. Non c'è bisogno di spingere, però. Sì, in realtà di sì. Di colpirlo, però. Sì, sì, bisogna fare così. Non è vero. Sono in castro. E voilà, ed ecco finito il case rosa di Alice. Sei Yay! Felice? Quanto? Vabbè, abbiamo già festeggiato 3 volte. Sì, esatto. No, e allora, in realtà la prima volta abbiamo iniziato ad assemblare e il processore non funzionava sulla scheda madre. La seconda volta abbiamo iniziato ad assemblare e con tutto che funzionava, non ha funzionato il microfono, che in questo momento sta registrando e giuro se ha un singolo problema piango. Per il resto, beh, questo è il tuo PC. Adesso lei, vi lascio ovviamente il link a tutti quanti i suoi social, tipo Twitch, Instagram e cose così, dovete andare a seguirla così diventa famosa e poi possiamo passare più tempo insieme se Sono non fa lavori famosa. Normali. Io vado, il mio l'ho fatto, ciao, okay. È stato un piacerone. Piacerone, non ci stringiamo la mano perché c'è il Covid. Che poi la particolarità di questo case è che i piedini eventualmente su Sono necessità... Sono forma di piedi veri. Se, allora si possono fare, te li faccio, prego, sì, mi fai te li faccio, vai, li facciamo, li faccio un video su TikTok. No, più che altro la parte dei piedini di sotto è modificabile in 3D, con stampante 3D. Ci sono proprio i progetti ufficiali di Cooler Master, puoi cambiare in base alle tue necessità. Grazie. Però sì, esiste un progetto 3D di piedini sì, a forza di piedi. Piedi forma di piedi. Ok, adesso che Alice è felice potrà giocare ai suoi The Sims e fare la sua famiglia tipo Wanda in WandaVision con 18 figli immaginari. Troppo io. Troppo lei. Allora, questo qui è tecnicamente il vetro famoso, che ha aerografia sopra, molto carina con tutto quanto l'effetto. C'è fiori disegnati. È sicuramente molto carino. Il punto è che negli ITX l'interno è molto brutto, perché oggettivamente non sono fatti per essere esposti. E il dissipatore tocca, l'abbiamo già provato ieri, tocca tantissimo. Quindi... Non è vero. C'è il rischio che esploda. Non è vero. Lo farà solo con la mia supervisione di adulto. Adesso saluta. Ciao, questo è tutto quanto il video. Grazie di essere stati su More Than Tech. Seguitela su tutti i social che vi lascio giù in descrizione, compreso Twitch. Ciao. Linea allo studio. Se sono sicuro. Striscia.